Amici di SnaiTube, si comincia con il Day 4 della Snai Poker Cup ed iniziamo subito con il botto. E chi ha fatto il botto è lui, Orlandi Riccardo. Purtroppo. L'hai fatto tu? Ero piccolo buio, under the gun, resa, standard. Io me la sentivo con donna 8 suite di fiori, ho mandato tutto, call, instant call, asso asso, al flop e set, purtroppo drawing dead. Vabbè. Ci hai provato, dai, l'importante è quello. Ho provato, ero cortissimo, non potevo fare nient'altro, me la sentivo poi, mandato tutto. E via. Sì, sì. Ovviamente stiamo parlando del final table, del main event, purtroppo il nostro Riccardo è l'ottavo classificato, comunque un bel risultato. Sì, sì. Sono soddisfatissimo. No. È andata bene. Sì, sì, bello. Chi ti ha eliminato? Non lo so. Quel ragazzo. Uno. Sì, uno. Un tipo. Un tipo. Un tipo mi ha eliminato. E allora, aiutami a presentare i sette a questo punto rimasti nel final table. Al posto numero uno Lilio Umberto, al posto numero due Begni Roberto, al posto numero tre Lepore Gabriele, al posto numero quattro Gennellini Marcello, al posto numero cinque Player Out. Non ci sono più, non ci sono più. Fuori. Al posto numero sei Eugeni Fabrizio, al sette Tripicchio Fabrizio, all'ottavo Bernardo Antonio. Chi? Mi ha eliminato Tripicchio, adesso me lo sono ricordato. Tripicchio Fabrizio purtroppo. Ha eliminato, sì, purtroppo sì. Mi correggo per dire insomma le cose come stanno, è Eugeni Fabio, non Fabrizio. Okay. Io ti ringrazio. C'è problema. Soprattutto per la tua simpatia e la tua ironia. Tranquilla. È così, la vita. Poker. That's poker. That's poker. Comunque è un bel botto, dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo. A dopo. A dopo con un altro aggiornamento. Ok.